di là adesso di prospettive, perché poi la domanda spesso quando succedono queste cose, farete nuove norme, cose? Io credo che il quadro normativo già consenta, e siamo già al lavoro col capo della polizia, noi avremo a brevissimo un incontro che mi è stato richiesto e che ho accordato ben volentieri anche con i rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Calcio, e devo dire con un approccio mi è stato richiesto questo incontro da parte loro, che già prelude ad una condivisione, ad una prospettiva, ecco, di serietà, insomma, di rigore nei confronti di questi fenomeni. Io voglio segnalare una cosa: noi procederemo quindi sicuramente nel segnalare all'osservatorio, nel dare direttive all'osservatorio nazionale, che sapete che è l'organismo che poi fa le valutazioni, che viene tradotto in provvedimenti di questo tipo anche da parte dell'autorità locale di PS, emaneremo direttive di particolare rigore o comunque di ispirazione a principio massimo di precauzione. Probabilmente molto è stato fatto in questi anni, di tal che non vorrei essere smentito drammaticamente nei prossimi giorni, sempre meno succedono episodi negli stadi. Non a caso l'episodio dell'altro giorno testimonia che per compiere determinate cose si diano appuntamento completamente lontano dagli stadi. Ne terremo conto anche di questo. Quindi questo